Tornano dopo 2 anni di stop i riti della Settimana Santa a Bitonto Recco. Il calendario preparato dall'amministrazione comunale grazie al contributo di associazioni musicali e artistiche. C'è un programma variegato che ha il suo momento clou nel Triduo Santo, ma anche nella processione della Desolata, che è il venerdì prima della Domenica delle Palme, e altri eventi sparsi, diciamo, nelle settimane antecedenti. La musica è la vera protagonista di questi riti ed è importante per noi ritornare a celebrare questi riti, perché auspichiamo che, insomma, il ritorno a questa tradizione possa enfatizzare ancora di più il ritorno al senso di comunità che un po' abbiamo perso in questi 2 anni di pandemia. Sarà visibile dal 7 al 15 aprile all'interno della Cappella Bovio l'installazione Mater Dolorosa a cura del gruppo folcloristico Re Pambanelle. Sempre il 7, alle 18, nella chiesa di Santa Teresa ci sarà scene di passione, declinazioni artistiche del sentimento religioso e della pietà popolare a cura del Centro Ricerche. L'8 aprile, come da tradizione, partirà alle 10 in cattedrale la processione della Desolata. Il giorno successivo, alle 19:30, all'interno della chiesa di San Domenico non mancherà la 22esima edizione del concerto di marce funebri della Settimana Santa Passionis Tempora della banda Davide delle Cese. Alle 20:30 nell'atrio della biblioteca comunale ci sarà il reading teatrale E Compiuto, racconti dal Golgota dell'associazione d'arte Reforma. Domenica 10 aprile alle 19 ci sarà la Via Crucis per le strade del centro antico. Alle 19:30 invece il concerto bandistico Bastiani Lella accompagnerà la Domenica delle Palme con Passionis Musica nella Chiesa dell'Annunziata. A partire dalle 18 del giovedì di Passione al Purgatorio ci sarà l'apertura della chiesa e l'esecuzione delle marce funebri a Pieffermo della Bassa Musica Città di Bitonto. Alle 20:30 la banda si sposterà al Chiostro di San Domenico. Alle 20 comincerà la Notte dei Sepolcri con la tradizionale visita ai tabernacoli nelle chiese e alle installazioni popolari nel centro antico. Venerdì 15 aprile partirà alle 6 da San Domenico la processione dei misteri, alle 18 la processione solenne dal Purgatorio. Questa è l'immagine scelta quest'anno, come vedete c'è il simulacro della Madonna, ma anche uno smartphone che inquadra la Madonna stessa, quindi un modo per, diciamo, enfatizzare il nuovo rapporto che hanno i giovani con i riti, soprattutto i riti della tradizione di pietà popolare. Magari non li capiscono appieno, non li comprendono, ma li vivono, e li vivono a loro modo, quindi scattando delle foto che poi vengono condivise sui social. Un periodo come questo, in cui c'è molta presenza virtuale, perché tra smart working e altri incontri virtuali, vista l'impossibilità di incontrarsi, secondo noi è indice anche di un periodo storico particolare, quindi questa scelta iconografica vuole sottolineare questo passaggio e speriamo possa essere anche d'auspicio e un canto di speranza per uscire da questa situazione abbastanza complicata. L'assessore in ultimo ha raccomandato tutti i cittadini alla prudenza visto l'aumento dei casi Covid. Ovviamente la raccomandazione è a viverli con prudenza, visto, insomma, il dilagare di Omicron 2, quindi saremo per strada, saremo come popolo, come comunità, ma mi raccomando prudenza, soprattutto negli spazi stretti del centro antico.